si parla in questa parabola del buon seminatore. Chi è il buon seminatore? È Gesù. Il buon seme, invece, sono i figli del regno. Noi, i credenti, i salvati, i nati di nuovo, sono i figli del regno, il buon seme, seminato da Cristo Gesù. Non pensiamo, fratelli e sorelle, che per togliere il male dobbiamo fare pulizia intorno a noi. Dobbiamo permettere a Dio di fare pulizia dentro di noi. Non pensiamo, fratelli e sorelle, che è il diavolo che con la sua potenza, con la sua astuzia, in qualche modo interferisce con la benedizione di Dio, con questo fruttare, portare frutto al Signore. Fratelli e sorelle, questa parabola ci narra, ci parla che il frutto continua a crescere ed è preservato dal Maestro dall'inizio alla fine. Egli ha lo sguardo puntato sul grano, sulla spiga, e farà di tutto per preservarla, per curarla teneramente. Non vuole che neanche una spiga si perda. Non è scritto che lo Spirito di Dio ci brama fino alla gelosia? Di cosa abbiamo paura, fratelli e sorelle? Dell'avversario? Un apparente vincitore, ma il suo ignobile lavoro sarà manifestato presto. È un ingannatore, è un falso, è un bugiardo, è colui che confonde le menti, ma la luce della parola di Dio, la grazia, la potenza del padrone del campo, di colui che ha creato ogni cosa, di colui che ci ha dato grazia di essere chiamati suoi figli, di colui che ha i suoi occhi puntati su di noi, e non solo i suoi occhi, di colui che ci protegge, di colui che ci ama, di colui che ha già previsto ogni cosa e sa già che questo grano entrerà nei suoi granai. Perché non sradicare la zizzania? L'opera è di Dio. I credenti, i figli del regno, sono del Signore. Nessuno li può toccare. E c'è della zizzania che può essere trasformata. Perché probabilmente io stesso, fratelli e sorelle, avevo considerato l'Apostolo Paolo come una grande zizzania. Un uomo malvagio, spietato, persecutore della Chiesa. Il suo intento era di far rinnegare il nome di Cristo Gesù. Non era quello di uccidere il corpo, di far perdere le loro anime. Io non do per scontato l'opera che Dio ha fatto nell'Apostolo Paolo. Quando i credenti lo vedono per le prime volte, dopo che Anania riceve questa chiamata, rimangono tutti confusi e penseranno che questo, travestito da profeta, da predicatore, da uomo di Dio, non è altro che un angelo di luce travestito. Hanno paura, hanno timore. Questa è zizzania. Noi la riconosciamo, noi la vediamo, sappiamo qual è il suo frutto, ma il miracolo grande è che Dio sa trasformare la zizzania in grano.